Noi siamo qui per dire soprattutto che Manfredonia non è sola. È un momento difficile che dura da molto tempo e che sta inquinando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Quindi dobbiamo fare in modo che i manfredoniani sappiano che lo Stato è presente, che la Chiesa è presente, perché l'iniziativa di Padre Moscone è molto molto importante, e soprattutto deve sapere che le istituzioni locali, anche se attualmente Manfredonia è commissariata, quindi i loro amministratori sono tutti qui, ci sono i sindaci dei paesi vicini, delle città vicine, e quindi il passato purtroppo non lo si può cambiare. Quello che possiamo fare è costruire un futuro diverso. Qui c'è questo mondo, sono oltre 2 chilometri di coda che stanno camminando per le vie di Manfredonia. Io mi ricordo quando sono venuto qui 40 anni fa a parlare di droga. Ora che ce n'è più di prima, se ne parla di meno in Italia, c'è meno prevenzione, meno interventi, c'è un depotenziamento dei servizi, ecco. E invece dobbiamo potenziare di più tutto questo. Questi ragazzi ci chiedono questo, ci chiedono questi ragazzi di essere ascoltati, Hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento veri, coerenti e credibili. E quando trovano dei punti di riferimento veri, coerenti e credibili, loro si infiammano, loro ci sono. Che hanno subito la violenza, che la violenza criminale ha spazzato via la loro vita. Il silenzio per ricordare nella nostra testa e nel nostro cuore i loro nomi, i loro volti.